Professore Andrea Rinaldi della Facoltà di Architettura di Ferrara, come si può migliorare la qualità della vita all'interno di una città? I metodi per migliorare la qualità della vita sono tanti, ce ne sono alcuni principali e altri secondari. Il primo su cui lavorare è sicuramente cercare di densificare la città, questo per non consumare ulteriore territorio che noi abbiamo al di fuori della nostra città, che quindi ci aiuta a migliorare la nostra qualità della vita in generale. E densificare la città quindi vuol dire ridurre le distanze di vita, nel senso la mia mobilità è molto più ridotta, vuol dire ridurre l'estensione delle nostre reti, quindi ho un minor costo anche di gestione della città, ma questa densificazione deve essere fatta con un'altra attenzione, nel senso che non devo peggiorarmi la qualità della vita. Di spesso la densità è stata associata al concetto di peggioramento di qualità della vita, la difficoltà, cioè la riuscita del principio sta appunto nel fatto che io devo migliorare la qualità della vita lavorando sulla densità, ovvero la mia qualità di vita deve essere legata al concetto di densità. Che cos'è l'energia grigia? Allora, noi abbiamo l'energia, la casa consuma energia in due modi. Una è l'energia di gestione, cioè quella che mi serve per far funzionare la casa al momento che io ci abito dentro. C'è un'altra energia che si chiama energia grigia, che è l'energia che io consumo per costruire la mia casa, ovvero l'energia che consumo per i materiali, la produzione dei materiali, per i trasporti dal materiale alla zona del cantiere e per i consumi stessi del cantiere. Il paradosso vuole che adesso che noi costruiamo case cosiddette passive, cioè che consumano pochissima energia in fase di gestione, è molto di più l'energia che io impiego in fase di costruzione che in fase di gestione, e questo è un disvalore che va modificato. Non possiamo dire costruiamo case passive per poi concentrare per spendere tanta energia nella loro costruzione. Questo vuol dire cercare di razionalizzare il processo di costruzione, allora materiali locali, bassi trasporti, materiali naturali al posto dei materiali di sintesi chimica che hanno un minor consumo di energia in fase di produzione, materiali anche biologicamente sani che ci aiutano a vivere in un certo modo. Ecco, questo sarà uno dei temi del futuro, cioè quando noi adesso la direttiva europea ci dice nel 2020 casa consumo quasi zero, ci imporrà a fare casa consumo quasi zero. Benissimo, avremo case che non consumano energia in fase di gestione, ma ne abbiamo consumate tantissima in fase di costruzione, e sarà il problema, dopo aver costruito le case di energia a consumo quasi zero, come razionalizzare energia in fase di costruzione.